Il discorso del cumulo eri arrivata? Allora te lo spiego come funziona. Funziona così. Tu ti trovi, diciamo, mettiamo dei valori a caso, va bene? Che vanno da 0 a 10, va bene? E tu giustamente mi dici, oggi io mi sento a 1, e mi faccio uno spinello. Qui mettiamoci il 2, il 3, qui il 5, qui l'8, qui il 9, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene? E dici, mi faccio lo spinello e mi sento qui, a 3. Dico, giusto, corretto, sono d'accordo con te. C'è una cosa però, la domanda che ti faccio è questa. Questo punto che hai raggiunto è stabile o durerà finché dura l'effetto della sostanza? Non è stabile, giusto? Cosa succederà dopo? Bene. Parentesi, io sto rispondendo a lei come è abbastanza chiaro, no? Vedi? E dove vai? Più giù ancora. Vai un po' più giù, sai perché? Perché questa è comunque una sostanza tossica, che sia buona o cattiva, leggera o pesante, ti ha mangiato qualche cosa. Hai pagato un prezzo, capisci cosa voglio dire? E adesso ti trovi a meno uno, non più a zero. Ti piace trovarti in questa condizione? No. Allora, cos'è che puoi fare? Prendine ancora. Vuoi prendere la stessa quantità? La stessa quantità, va bene, ma parti da meno uno, quindi non arriverai più a tre. Arriverai a due stavolta. Capisci? Quanto dura questo effetto? Dura quel che dura, ma non è stabile. Tornerai giù e questo ti sarà costato un pochino. Adesso sei a meno 2. Stai bene a meno 2? No, stai meno 2 peggio di 0. Cosa puoi fare per tornare su? Puoi prendere la stessa quantità, però la stessa quantità ti porta a 1 adesso. E di nuovo, capisci cosa voglio dire? Sì. Tu hai questo. Quando sei arrivata qui, ti faccio un altro esempio molto semplice e ve lo faccio a tutti quanti. Mi ripeti il tuo nome? Giulio. Giulio, allora me lo ricordavo giusto. Giulio, se tu una mattina ti svegli e senti che hai un po' di male in bocca, apri la bocca e vedi che c'è una puntina nera sul dente, cosa pensi che sia quel male lì? La caria. Esatto, bene. Altra domanda che ti faccio. Secondo te chi è che può mettere a posto quella carie? Il dentista. Risposta esatta. Ma diciamo che tu, Giulio, stamattina hai avuto la disgrazia di incontrare me. E io sono un nemico dei dentisti. Perché mi hanno trattato male. E ti dico, Giulio, hai mal di denti? Vedi questa pillolina qua? È leggera, roba leggera, è fatta proprio per i bambini, anzi, mezza. Prendi questa, vedrai che il dolore ti passa. Diciamo, tu fai finta di prenderla, ok, e il dolore gli passa in effetti. Ma la domanda che ti faccio, Giulio, è questa. Il dolore ti passa? Ma il dente è guarito? No. Il buco c'è ancora? Sì. Capite cosa intendo? E secondo voi il buco in questi giorni si è allargato o si è ristretto? Si è allargato. Esatto. Quindi le sostanze tossiche, le droghe, in effetti vi danno quello che vi promettono. Tu hai un dolore fisico? La sostanza te lo fa sparire. Tu hai una sensazione di inutilità nella vita? C'è una sostanza che ti fa sentire un genio e quasi onnipotente. Tu hai difficoltà a metterti in relazione con gli altri? Fatti una birra, fatti un Prozac, fatti quello che vuoi, ma vedrai che le tue difficoltà spariranno, questa è la magia
delle sostanze tossiche. La piccola, il piccolo particolare è questo. Il problema resta, la condizione peggiora. Ho risposto alla tua domanda? Sì. Bene, prego. Oltretutto devi continuare a prendere e aumentare la dose per poterti sentire anche meglio. Oppure c'è un'altra cosa che puoi fare. Cambiare sostanza. Hai capito? Questa qui trovo una bella sostanza che ti porta a più 12. La classica cosa dallo spinello alle droghe pesanti. Esatto. E chiaramente quando cascherai da più 12, cascherai da più 12, non cascherai da più 3. E quando arriverai a meno 24, la tua visione del mondo sarà leggermente pessimistica.